Ciao a tutti, come non entrare nella friend zone che molte donne propongono? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, nonché seguimi sul nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, ci sono molte donne che fanno degli shit test, cioè fanno dei test per capire se sei un uomo friendzonabile o meno. Cioè, iniziano a trattarti da amico fondamentalmente, come se fossi un amico. È evidente che se sei trattato da amico, cioè non te la dà di fatto, no? E poi, come dire, agli amici si chiede, agli amanti si offre, cioè verrai usato come una sorta di cavaliere servente che non avrà nessuna funzione, diciamo, specifica. Se non quello di scherzarli in giro, magari si fa offrire pure delle cene, fa pure cose di questo genere per fregarti fondamentalmente, cioè non per fregarti, però per diciamo usarti. Ora, quindi non bisogna finire nella friend zone. E come fare a non finire nella friend zone? Beh, intanto le donne ci provano inizialmente, a meno che non sia già innamorata follemente di te, allora si pone in modo diverso, ma all'inizio di una conoscenza le donne ci provano per quale motivo? Beh, perché tanto vogliono vedere che maschio sei. Un maschio che si fa frenzonare è un mollusco, non è un maschio alfa. Quindi non devi farti frenzonare. Come fare a non farsi frenzonare? Beh, è molto semplice. Quando lei ti propone, diciamo, qualcosa del tipo: ah, che bella amicizia che sta nascendo tra noi, o si pone, guarda, dici: guarda, io della tua con la tua amicizia mi ci pulisco, sai che cosa? Non me ne frega assolutamente nulla, io ti voglio conoscere. Voglio capire se sei una donna che può andare bene per me, ci possiamo conoscere, ma poi di amicizie non mi interessano, ne ho già tante. Se tu parti già da questo presupposto, levati pure dai maroni perché non mi interessi. Ora, tutto questo detto in termini, diciamo, più soft, però non devi far vedere che sei un maschio alfa. Ecco, questa è la cosa che devi fare da subito, però. In più fare qualche commento, magari che vada nel senso dell'attrazione. Magari, ma figurati se io divento amico con una con delle tette così. Questa è un'altra cosa che puoi fare per giocare. E questo è quello che ti consente di, diciamo, evitare di finire nella friend zone. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.